Buonasera a tutti e ben ritrovati al Cesare's Corner. Io al solito saluto i miei nonni, Bruno e Gabriella, Zevalli, Teresina e Scandiarre. Allora, prima di iniziare con il corner di oggi, che sarà un video che tra poco vi presenterò, vi anticipo che o il prossimo corner o quello dopo ancora, dipende dai tempi di montaggio che sono in atto, vi manderò in onda finalmente il video di quell'evento che ho tenuto a Madonna di Campiglio ormai i primi di marzo, quindi un mese e mezzo fa, quell'evento alla Cantina del Swiss, che come l'anno prima era stato presentato da Giorgio Regali con un evento di Ugo Nespolo in collaborazione con la Campari, io quest'anno ho avuto il piacere di presentare questo evento su Riccardo Licata, un altro grandissimo artista che trattiamo da una vita, in confronto con il vino Ziggurat di Tenute Lunelli, quindi Ferrari. È stato fatto questo evento, sono state fatte video, interviste, riprese, eccetera, eccetera. C'è una mia presentazione all'inizio dalla galleria, poi ci spostiamo dentro la Cantina del Swiss con la proprietaria Giulia Cirillo. Quindi a breve vedrete il prodotto finale. Dovrebbero essere sui 20-30 minuti. Quindi o il prossimo o il corner dopo ancora andrà in onda quello. In questo corner invece che cosa vedremo? È un altro video di un'altra mostra, di uno spazio che chi mi segue da un po' conoscerà già molto molto bene perché ho avuto modo negli anni di presentarvi diverse mostre da questo luogo, ovvero il DAV di Soresina. È il Dipartimento d'Arti Visive, gestito dal mio caro amico Francesco Mutti e da Riccardo Bonfadini, che saluto entrambi. È uno spazio in cui io sono stato più volte per la prima volta curai una mostra proprio insieme a Riccardo e a Francesco, una mostra il cui video continua a girare, a mandarsi in onda, a relazione informale. Poi da lì abbiamo visto la mostra su Paolo Masi, mostra di inizio dell'anno scorso, abbiamo visto la mostra di Franca Pisani, abbiamo visto una serie di mostre di Riccardo Guarneri piuttosto che Alfonso Frateggiani Bianchi, quindi dagli artisti più storicizzati che trattiamo anche noi come galleria, fino ad artisti contemporanei di cui sono stati poi anche fatti corner, penso alla mostra di MBU, quindi per dirne un'altra, fino alla mostra, se non sbaglio, l'ultima prima di questa sui Polymateriart. Ora c'è una mostra in corso, è stato fatto un video, un'intervista ai curatori, a chi si è occupato della mostra, vedendo l'allestimento, vedendo la gente che entra nello spazio, quindi vedendo tutta la sede espositiva, le opere, la presentazione, è veramente un video completissimo sulla mostra in corso che è su un artista, una fotografa americana che si chiama Beth Moon. Fotografa classe 1956, nata nel Wisconsin, fotografa che prima di avvicinarsi appunto al mezzo fotografico inizia, pone, esegue i primi studi nel campo del disegno, scultura dal vero e anche pittura. A me è piaciuto perché poi, ecco, non vi voglio raccontare l'artista perché uno non la conosco abbastanza bene, due, c'è un video in cui dei curatori molto più preparati di me in questo ambito la presentano benissimo. Quindi lascio a loro tutta la spiegazione tecnica e artistica su questa autrice. Però una cosa su cui pongo l'attenzione che mi è piaciuta è notare come in effetti, e qui andrebbe approfondito forse capire se può essere un'intuizione intelligente o è un qualcosa che ho visto senza conoscerla. Il fatto che lei abbia sperimentato questa tecnica molto particolare di resa fotografica con appunto il platino, lo vedrete, c'è una parte di video dedicata proprio allo sviluppo tecnico di tutta la procedura che vi porta dallo scatto fino alla stampa su platino della fotografia. E quindi là troverete tutta una parte con le scritte, con i video dell'artista che stampa le fotografie, eccetera, eccetera. Come questo tipo di stampa fotografica che mette più di altre in luce la vividezza del colore, la tridimensionalità, questo aspetto proprio scultoreo, forse si leghi a questo inizio come scultrice che appunto ha compiuto questi studi dal vero per la scultura. Io trovo che soprattutto nelle foto degli alberi voi trovate questi tronchi millenari che escono fuori dalla fotografia, quindi trovo che forse questo studio della scultura le abbia permesso poi
di ricercare a livello di resa tecnica un qualcosa, un'esperienza che fosse in grado di restituire la realtà di un tronco che veramente sta uscendo fuori, un tronco che ha un diametro enorme. Quindi trovo che la resa fotografica vada di pari passo con l'espressione che si sta cercando di raggiungere. È un qualcosa di particolare, perché quando si parla di fotografia uno pensa, bene, il tutto sta nel soggetto, il tutto sta nello stratagemma tecnico che si sviluppa, quindi dall'inquadratura a quanto saturare l'immagine, all'esposizione, al diaframma, eccetera eccetera. Invece poi c'è una parte di fotografia che è fatta da una conoscenza quasi alchemica del materiale, dove il fotografo, quello valido, si trova anche lì, in quel preciso stadio tecnico, quindi non solo cosa fotografo, come lo fotografo, ma come lo realizzo, come lo stampo, qual è il metodo che impiego per fare in modo che le mie idee non siano solo iconografiche, iconologiche, ma riescano attraverso una scelta tecnica precisa a mettere in luce un nuovo aspetto del mio lavoro. Ecco, trovo che in questo ci sia da imparare. Il video, vi ripeto, è fatto benissimo, è un video completo, sentirete più voci raccontare l'esperienza di Batmoon. Questa è una mostra veramente valida da visitare, vi do qualche dato tecnico: è stata inaugurata il 16 di aprile, quindi da poco, sarà aperta fino al 21 maggio 2023, mostra Batmoon dal titolo Time and Memory. Si trova in via Giacomo Matteotti 4 a Soresina, in provincia di Cremona. Andate a visitarla perché è una mostra che merita. Io andrò sicuramente i primi giorni di maggio a vederla, quindi in caso vi rimanderò in onda qualcosina di quello che vedrò dal vivo. Detto questo, non vi voglio aggiungere altro, prego regia con il video. Io vi saluto ora perché andrei in onda il video e poi chiuderà il tutto la sigla finale del corner, quindi vi ringrazio di avermi seguito, godetevi questo video e al prossimo Cesare's Corner. Buona serata. Il DAV Dipartimento di Arti Visive di Soresina è orgoglioso di presentare la monografica sulla fotografa americana Batmoon, tra le fotografe internazionali più acclamate. Il progetto che andiamo a presentare si intitola Time and Memory e fa riferimento al viaggio che Batmoon ha fatto negli ultimi 20 anni di carriera nell'indagare il rapporto tra uomo e natura. Time and Memory è una mostra che porta il Dipartimento di Arti Visive di Soresina, il DAV, ad un livello ancor più internazionale. Grazie alla collaborazione con la Galleria Salomon Fine Art di Milano, siamo riusciti a produrre una mostra di altissima qualità.
Questo evento è per noi sicuramente non tanto un punto di arrivo quanto un punto di partenza sul quale gettare le basi per un futuro e per una futura programmazione sempre più ambiziosa ed importante. La fotografia di Beth Moon non è caratterizzata da semplici scatti volti a catturare singoli attimi, piuttosto a ricercare l'empatia tra il soggetto e chi lo osserva. Come scrive lo Pseudo Longino nel Trattato del Sublime del primo secolo d.C., è proprio grazie alla capacità dell'artista di raccontare dei soggetti più elevati che l'osservatore, partecipando a queste emozioni, innalza il suo animo ad un livello superiore. Attraverso l'impressione della memoria e del tempo che i suoi soggetti emanano, noi possiamo sentirci avvolti ed immersi in un'altra dimensione, quasi favolistica, che eleva la nostra anima anche a possibili riflessioni esistenzialistiche. Ci sono due aspetti che vanno assolutamente considerati quando si racconta Beth Moon. Il primo aspetto è di ordine tecnico. Beth è fra le pochissime artiste rimaste che utilizza una tecnica del XIX secolo, la tecnica al platino palladio, che è molto complessa, molto laboriosa e che per lei è tanto importante quanto il momento dello scatto, quanto il momento della ricerca dello scatto. Thank you.
L'altro aspetto fondamentale è che dimostra quanto Beth Moon sia una grandissima fotografa e che riesce a realizzare delle immagini fantastiche anche con soggetti che potrebbero non sembrare così portati per essere ritratti. La sua serie sulle galline, e si intitola Augurs and Soothsayers, che fa riferimento a un sapere antico, agli aruspici romani, etruschi, che leggevano nel volo degli uccelli, nelle viscere degli animali, il destino dell'essere umano. Bene, Beth Moon riesce a rendere, a nobilitare il ritratto di un animale che per noi non è proprio in cima alla catena alimentare. Time and Memory si snoda attraverso sei sezioni che fanno riferimento ai progetti che Beth Moon ha portato avanti negli ultimi anni. Tra i suoi protagonisti fanno la parte del leone i più antichi abitanti del nostro pianeta, gli alberi. Tutte le sezioni di Time and Memory, particolare enfasi la trasmette il progetto Diamond Nights. Beth Moon ha viaggiato moltissimo in giro per il mondo alla ricerca di quegli abitanti più antichi del nostro pianeta che fossero rimasti in vita, gli alberi, registrando anche quanto il loro rapporto con il nostro pianeta fosse in risonanza con il cielo stellato che sovrasta le nostre teste anche di giorno. Non è più l'utilizzo della tecnica al platino palladio, ma è una tecnica digitale estremamente studiata che permette alla fotografa di immortalare la natura e il cielo esattamente come dovremmo vederle.
l'indagine sul rapporto che lega l'uomo e la natura si è sviluppato in maniera particolare nella vita di Beth Moone. Quando ha incontrato determinati soggetti, come possono essere due corvi su una scogliera sperduta vicino a casa sua, questi animali si sono posti in maniera guardinga all'inizio, ma solo dopo 3 anni hanno permesso alla fotografa di avvicinarsi e di poter cogliere determinati atteggiamenti che altrimenti sarebbero stati impossibili da rappresentare.